Ciao ragazzi, allora oggi siamo in missione per conto di Dio, anzi in realtà per conto di zio, perché dobbiamo andare a spostare una macchinina che vi farò vedere per la pulizia strade, insomma, cose di questo tipo perché lui non può per motivi suoi, saluto. E quindi adesso andremo in missione per zio Pacifico Montesi e con questo qua siamo venuti a prendere le chiavi qua in zona dove sta lui, con il motorino Liberty anni 2000 con il casco a scodello, tanto era già tutto rovinato, anni 80, va bene? Vai, quindi ci vediamo dopo, probabilmente sull'autobus, per andare a ritirare, a spostare la macchina che è in culo al mondo e la dobbiamo mettere in una zona ante pulizia strade, quindi qui è un gran casino. Vabbè, a dopo. Se può boccati, c'è nisciù, questo è proprio un boccaggio alla Montesi, eh? Guarda che io, tutto abbandonato, smontato. Uccenne che io, uccenne su, tutto paccato. Questa era casa di mia zia di tanti, tanti anni fa, quindi è un'emozione ribuccare qui, il drento qui. Vedi, questo era il salotto, ci hanno fatto tipo due camere, sfollati di guerra. Vedi, gli sfollati, cosa c'è, il rosario. I mobilini. Adesso siamo in linea con l'ASL. Vedi qua. Tutto scartoffio, questa era la cucina, storia è rimasta uguale, mamma mia, che emozione, sembra tornare indietro di 20 anni. Quante camere c'aveva, eh? Sì, Pronto? una per prima ci devo chiudere. Allora, continuiamo qui col boccaggio. Qui, come avete visto, c'era un'altra stanza, qua c'è il bagno. Ma questo è proprio rimasto storico anni 70. Come vedi, se funziona l'acqua, non funziona. Sì, funziona ancora. Poi il ripostiglio e tutto spoglio che adesso qui stanno vendendo. E poi qua era dove dormiva zia. Vedi, qui è tutto riverniciato, ma non era così negli anni 90. Non era così, era diverso. Cucenne che io, palla da basket. Questo è proprio un boccaggio montesiano, con roba degli sfollati de guerra, con la 500 elettrica. La cucina anni 90, dove eravamo rimasti prima. Il panorama qui nella corte interna di Via del Romito, con il grattacielo, bellissimo, anni 90. Adesso recitiamo il rosario, l'atto di dolore, e poi vado via, andiamo via. Vabbè, ci vediamo dopo fuori all'aperto. Questa era la casa di zia. Adesso mi trovo qui nell'ascensore, stiamo scendendo, questo è l'ascensore degli anni 1910, e piano piano vedi, si vede a vista la muraglia, questo è il piano terra. Adesso ne andiamo a spostare la macchina, ho fatto il boccaggio montesiano in quella che era casa di mia zia negli anni 90. A posto. Vedete l'ascensore monoposto qui, anni 40. Proprio oggi, secondo giovedì del mese, non potemi parcheggiare la macchina qui, in quest'area, perché tra poco c'è proprio la pulizia strade. E allora, che dovevamo fare? Dovevamo andare qui ora a prendere il fiestino e spostarlo in via Fabbroni, vedi? Qui terzo giovedì del mese, sarebbe già il prossimo. Però terzo, aspetta, là forse va bene anche questa strada qua, se lo sarà un problema parcheggiare qua, perché come vedi non c'è un buco libero. Ah, questi due, anzi gli ultimi avermelo pippato. Quindi vabbè, farò un giro, se fosse qua un buchetto qui. No, non c'è. Vabbè, allora vediamo, ci troviamo a bordo dopo del fiestino di zio Rigo e vediamo un attimino vai com'è la storia. Bene, mi trovo qui nella macchina di zio Rigo, come vedete 14.500 km, macchina nuova, l'ho accesa un po' per tenere il motore un po' in caldo, perché dovrà stare ferma per un bel po', immagino. Quindi, e come vedete, la macchina si presenta da 14.000 km, praticamente nuova. E la macchina di zio, la caratteristica principale di questa macchina qual è? Avete il driver, vi ho fatto vedere, però questa. L'alzavetro,
anni 90, bellissimo, come c'è anche nel Ferrari F50 o F40, questo qui. E nulla, poi abbiamo i cerchi in plastica, anni 90, bellissimi, e quant'altro, l'ho avuto anch'io, non so se ho fatto il video precedente di quella che avevo io, praticamente la mia aveva tutto, cerchi in lega, navigatore, sensori, tutto quanto, e più o meno, sì, ma un po' più chilometri, però queste sono macchine che io veramente vi consiglio se siete neopatentati, se questa è la vostra prima macchina, e con le borchie anni 90, perché è un motore veramente straordinario, se prendete diesel, benzina, GPL, ora poi l'ultimo modello, vabbè, io parlo di questa qui che è una terza, quarta serie precedente all'ultimo modello, macchina veramente straordinaria, imbattibile, insomma io la mia prima o seconda macchina, non mi ricordo, era un Fiestino, la seconda, Fiestino vecchio tipo, seconda serie, e non si fermava mai, mai, senza olio, senza cose, proprio un trattore, e questa qui non è da meno, questa qui è una macchina che io vi consiglio veramente. Questa è una macchina di zio che infatti lui ci tiene tantissimo. E niente, questo è quanto. Qui finisce il video bonsai di oggi. Ho fatto anche un bucaggio alla Montesi, in stile montesiano. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, un bacio.